Ciao a tutti gli amici di Guida Finestra. Per questo mese, rubrica da cantiere, vi parlerò di un intervento che abbiamo realizzato per un nuovo ristorante a Cesenatico. In questo intervento le sfide erano principalmente realizzare per gli infissi per queste tre grandi pareti vetrate, praticamente tutto il ristorante, dove si volevano realizzare gli infissi con molteplici tipologie di apertura, ma tutti con lo stesso design, che doveva essere un design classico e elegante e quindi qualcosa di diverso da quello che siamo abituati a vedere oggi. Ma quando mi è stato presentato questo progetto, la mia memoria mi ha riportato ai ricordi di oltre 30 anni prima, quando nello stesso locale, quindi nello stesso immobile, aiutavo come garzone mio zio a realizzare le opere di acciaio, di alluminio, per quello che allora si chiamava il Re Leone. Il Re Leone era un pub molto famoso, un pub di grido cesenatico negli anni 90 e negli anni 2000, che ha narrato praticamente molte delle storie per il lungomare, il viale Carducci di Cesenatico. Io ho lavorato molto con mio zio, ero proprio un ragazzino, me lo ricordo quasi come se fosse ieri. Poi, a distanza di 10-15 anni dalla chiusura di questo locale, quindi era in disuso questo immobile da tantissimo tempo, lo chef Alberto Faccani, 2 stelle Michelin con il ristorante Magnolia di Longiano, ha deciso di prendere, di acquisire questo immobile per poi costruire il suo nuovo ristorante, il Veranda di Cesenatico. E questo ristorante voleva essere un locale con un design molto pulito, un design classico ed elegante, e voleva degli infissi che avessero questo tipo di design, che richiamavano un po' il design del passato, che fossero anche molto resistenti, perché comunque parliamo di un immobile che è a poche decine dal mare e sappiamo tutti nel nostro lavoro quanto la salsedine possa essere, diciamo così, difficile per i nostri sistemi, che siano in alluminio, che siano in PVC o che siano in acciaio o in legno. E poi dovevano essere degli infissi che si potevano aprire ad andata e ribalta, altri dovevano essere delle porte finestre, altri dovevano essere degli ingressi per il locale, altri dovevano essere apribili completamente a libro, perché in alcuni momenti della stagione è bello creare una relazione tra l'interno e l'esterno, ma dovevano mantenere la stessa tipologia di serramento, quindi non potevamo passare da una serie di infisso ad un'altra serie, come spesso succede nelle varie tipologie di infissi. Poi il design doveva essere tipo un po' british, diciamo così, quindi quale infisso si poteva sposare meglio che un infisso magari a stile inglese che si andava a ricreare dei rettangoli nel vetro. Ecco, in questo momento storico invece si tende a fare gli infissi con le ante più grandi possibili, vetri unici, nessun traverso, nessun montante, e questo va molto bene in tantissime realizzazioni, ma in questo contesto non avrebbe valorizzato l'infisso e non avrebbe ricreato quell'atmosfera di eleganza e classicità che era desiderata dallo chef Faccani. Quindi, come materiale abbiamo scelto l'acciaio perché l'acciaio è un materiale che permette di dare sfogo a veramente all'artigianalità che c'è in ognuno di noi e all'artista che ci può essere in ognuno di noi. Sì, perché quando si utilizzano questi tipi di materiali si è un po' meno serramentisti e un po' più artisti. È la pura verità, non dobbiamo avere paura di dirlo, anzi dobbiamo avere il coraggio e la fierezza di ammetterlo, perché quando facciamo questo tipo di materiale siamo tutti un po' più artisti del serramento. E tornando ai profilati, abbiamo scelto la serie Secco Sistemi o S2 75, perché questa serie permette di fare molteplici tipi di aperture come servivano a noi, ma tutte con la stessa vista esterna di profilo. Quindi avevamo i 46 mm di nodo laterale e i 62 mm di nodo centrale, sia che fossero fissi, sia che apribili a battente, a porta, piuttosto che a libro. E questa vista, oltre a essere molto bella, questi 46 mm di nodo laterale, è anche una vista che ha permesso a questa serie di vincere il premio Compasso d'Oro, che è un premio molto ambito, insomma, a chi si occupa di design, diciamo così, no? E questa scelta ci ha anche permesso, come tutti gli infissi in acciaio permettono, di realizzare lo stile inglese a nostro piacimento, perché in quel caso possiamo
decidere se usare magari un profilato già presente nella serie di sistemi piuttosto che usare un piattino in acciaio, piuttosto che un angolare, piuttosto che un T. Si può creare veramente quello che si vuole, un po' come fa l'artista quando crea un'opera. Poi, parlando di vetro, perché comunque l'infisso, non ci dimentichiamo che la parte principale dell'infisso è il vetro, anche se in questo caso con lo stile inglese diciamo che l'infisso viene valorizzato, ma comunque l'infisso, quindi i telai e le ante ci servono per sostenere il vetro, che è l'elemento principale che ci protegge dall'esterno all'interno delle nostre case o all'interno del nostro ristorante preferito, come in questo caso. E poi aggiungo anche che in un ristorante a nessuno piace mangiare al buio, nemmeno se ai fornelli c'è uno chef 2 stelle Michelin, come in questo caso. Quindi, per enfatizzare la luminosità, anche perché i traversi dello stile inglese un pochettino ce la portano via, è stato scelto di utilizzare delle lastre low iron, quindi a basso contenuto ferroso. Abbiamo utilizzato come tipologia di vetro un 44.2, quindi con due plastici di PVB, e poi abbiamo utilizzato una cannanina termica di colore nero perché gli infissi erano neri. E quindi diciamo si va a perdere un po' tutto il discorso della vetrocamera, perché non ci dimentichiamo che negli infissi di una volta il vetro era singolo, e quindi se trovo un sistema per nascondere, per fare scomparire la canarina, è qualcosa che va a enfatizzare il risultato finale. L'importante è che sia sempre termica la canarina, l'importante è utilizzare sempre il gas argon tra i due vetri perché costa poco e dà grandi risultati. E poi l'ultimo abbiamo usato chiaramente un vetro con un coating basso emissivo perché le prestazioni termiche dovevano essere in linea con le normative vigenti e dovevano essere anche degne di essere chiamate prestazioni termiche, perché nessun vetro, che sia doppio, che sia triplo, che sia quadruplo, può avere prestazioni termiche degne di questo nome se non viene installato almeno un coating basso emissivo o selettivo. Poi, una volta definito tutti i materiali e le tipologie da utilizzare, si è passati alla progettazione, perché realizzare un progetto così difficile di tre pareti vetrate con molteplici tipi di aperture non può che non partire da un'attenta progettazione, quindi dallo studio di tutti i vari nodi. Siamo partiti dagli attacchi a muro. Una volta definiti questi, ci siamo concentrati su tutti i possibili layout di apertura, quindi qui facciamo un'anta, qui due ante, qui facciamo il libro, lasciamo l'anta libera piuttosto che l'anta accoppiata con la seconda, l'ingresso lo facciamo largo X. Ecco, tutte queste cose, una volta che sono state definite, siamo poi potuti passare alla parte estetica, quindi definire tutto invece il layout dello stile inglese, quindi quanti traversi mettere, che proporzione fare dei rettangoli per, diciamo così, per andare nella direzione dell'eleganza voluta dal committente. E in più avevamo anche la problematica che c'erano alcuni infissi che erano più alti di altri, altri che partivano da pavimento, altri che partivano da muretto, però tutti devono avere lo stesso filo, come si può vedere dalle foto, e anche qui bisogna decidere qual è l'infisso che comanda, quindi quello che vince sugli altri, e sono state fatte svariate prove e si è ottenuto poi il risultato che potete vedere. Una volta, diciamo così, definito il tutto, siamo passati alla fase esecutiva, dove abbiamo potuto progettare tutte le predisposizioni di cantiere e anche altri dettagli estetici, come ad esempio abbiamo realizzato una cassetta delle lettere con il numero civico in ottone, anche questa molto British. Poi abbiamo realizzato il logo tutto in ottone con scritto Veranda sopra, la vetrinetta dove all'interno vengono messi i menu, che è un classico dei ristoranti nelle zone turistiche, dove tutti i turisti passano, possono andare a vedere quello che c'è da mangiare, quanto costa, e poi decidere se fermarsi oppure no. Poi, a livello di finiture, abbiamo scelto il colore, il nero opaco 9005, e l'abbiamo realizzato a liquido, perché negli infissi a taglio termico in acciaio, il taglio termico, anzi che ce ne ho, ero preparato un pezzettino qua. Il taglio termico può creare dei problemi se portato ad alte temperature, come avviene nella verniciatura a polvere. La verniciatura epossidica va a 180 gradi e quella è la temperatura che può essere un po' problematica, quindi in molti casi si sceglie una verniciatura a liquido. Piccola parentesi,
per la produzione degli infissi in acciaio, cioè diversamente da quello che succede per alluminio PVC dove arrivano le barre che sono già finite, si tagliano, si assemblano e il lavoro è finito. Con l'acciaio bisogna prima tagliare i profilati, in questo caso era un acciaio zincato come nel pezzettino che vi ho fatto appena vedere, poi si saldano, si molano, si carteggiano e poi si va in verniciatura. Poi una volta che si torna dalla verniciatura si può montare le guarnizioni, le ferramente e il vetro se si vetra in officina piuttosto che in cantiere. È una lavorazione più simile magari a quella che si fa per un infisso in legno, dove infatti anche il legno, come l'acciaio, è un prodotto molto molto più artigianale, che si presta ad essere realizzato in modo più artigianale, cioè può essere fatto sia industriale che artigianale, mentre alluminio e PVC sono prodotti che sono molto molto più industrializzati. Tornando alle finiture, abbiamo poi scelto delle maniglie in ottone naturale, perché l'ottone è un materiale pregiato, crea questo contrasto, questa raffinatezza, e soprattutto per il modello di maniglia scelta, che è il modello Vitruvio della Secco Sistemi, è un modello che attraverso il suo design racconta e valorizza l'artigianalità della maniglia e dell'infisso. Quindi c'è la maniglia, poi la prima cosa che vediamo nell'infisso, così a contrasto è qualcosa che ti fa notare, no? Quello che stai guardando. Una piccola chicca mi viene in mente parlando della maniglia, che sotto la maniglia stessa abbiamo messo un gancino in acciaio inox che permette l'apertura o lo scostamento leggermente dell'anta per creare una ventilazione vera, perché mi viene in mente la microaerazione che ventila praticamente il nulla, quindi una ventilazione vera ma senza andare a interferire con i tavoli lì vicino alle vetrate e soprattutto con i commensali, perché quando andiamo a mangiare al ristorante tutti vogliamo avere il tavolo vicino alla vetrata per guardare fuori, per guardare il panorama secondo del tipo di posizione che è ubicato il ristorante. Poi, per concludere, ti vorrei lasciare con le foto del prima al dopo, perché guardando le foto di quello che era prima Re Leone, di quello che è diventato la veranda, si può apprezzare quanto lavoro è stato fatto per valorizzare ogni dettaglio del risultato finale. A me, personalmente, quando guardo queste foto, viene sempre in mente i ricordi del passato, quando ero lì a fare i primi miei lavori, lavori che comunque mi hanno aiutato nel mio bagaglio di esperienza che ogni giorno cerco sempre di accrescere e lavori che mi hanno anche fatto innamorare di quello del mio lavoro che sto facendo tutti i giorni. E spero che anche tu hai qualche lavoro come questo, qualche ricordo che ti faccia venire in mente come un po' alla volta hai iniziato ad amare questo lavoro. Sono soddisfazioni veramente grandi poter lavorare poi in un cantiere dove ci hai lavorato per ragazzino e poi ritornarci quando sei un po' più grande con sfide e sempre più complesse e stimolanti è qualcosa di molto molto gratificante. Ed ora, con un pizzico di commozione, ti lascio, ti saluto e ci vediamo al prossimo numero.